Ma vanno via di capelli? Sì. Oh, io ce l'avevo fino a qua. Mi hanno tagliato. Dorelfi e Crispino accompagnano i novellini nelle camerate e da bravi veterani dispensano qualche utile consiglio. Preparati domani mattina con la campana. Ma quella è la botta più pesante di tutta la giornata. Quello mi immagino. Io penso che comunque il cellulare lo consegno. A sto punto ti conviene, perché se te lo beccano vai immediatamente da te. Si devi già, ci sono andata 3 volte. Nel frattempo, tra gli altri collegiali, il malumore continua a regnare sovrano. Io ve l'ho detto dal primo giorno, se entra qualcuno io gliela faccio sudare questa entrata, come noi abbiamo sudato 2 settimane. È entrata una figa e poi fidanzata, dai però. Mi sento troppo seria. Non è il mio stile, però. Mi ci abituerò. Indossate le divise del collegio, anche Chiara e Andrea devono liberarsi degli oggetti proibiti. Cosa mi ha portato di bello? Poi spazio. Vabbè. Cellulare, carica cellulare, trucchi, benissimo. Consegnato tutto alla sorvegliante, finalmente si può passare alle presentazioni formali. Andrea. Piacere, Alex. Andrea. Ho voglia di fare amicizie nuove, di conoscere nuove persone e di passare belle giornate insieme. Io ancora mi devo abituare con i nomi, non è che non me li ricordo manco già. Gli sta pure bene la divisa. Ma scherziamo, se gli sta bene anche la tuta da aerobica, io non lo so cosa faccio. Ma che cazzo ridi? No. I capelli.